cosa, Anto, su quella cosa di Mendy, poi Nick fai la tua analisi. No, pensa, che, pensa che Mendy corre, entra dentro il campo, no? E quando taglia va sul suo piede destro, basta poi guardare le partite. L'ultimo gol di Mendy, che era Madrid, ha vinto 2-0, l'ha fatto di destro. Ha cominciato lui l'azione, ok? Allarga, ruotavano tre, lui scarica la palla, corre, continua, va in area di rigore, gli mette la palla a Marcelo, la partita che poi si è infortunato Marcelo. Quindi Marcelo faceva il quinto, Mendy il terzo, la dà, accompagna e va a chiudere in spaccata di destro. E allora, Massimiliano Nebuloni, che è il nostro inviato di Sky, che è un bravo ragazzo, sì, serio, sì, gli ha detto Zidane, senti, ma quando ha fatto gol Mendy di destro ho visto che hai sorriso. E lui dice, certo, ho sorriso perché ero contento, perché Mendy il destro lo usa. Ma io dico, ma se tu guardi le partite, tu ti accorgi che Mendy gioca di destro. Non puoi dire che Mendy non usa il destro, se guardi le partite. Se tu pensi invece, perché è il terzino sinistro, negli anni 80 non arrivano le immagini dei campionati esteri, dici, non usa il destro, ma siamo nel 2021. Cioè, non è capito che colpa ne ha Mendy. Tanto è vero che poi la gente a casa, che è appassionata, ascolta e ci ascolta, ti tira fuori la statistica. Ligue 1 e Ligue 2. Mendy ha fatto più gol di destro che di sinistro. Però dicevano che... Che di destro però non va bene. Ma come? Ma basta guardare le partite. E Zidane cosa ti dice? Ma lui è bravo di destro. Zidane allena... Cioè, quindi cosa è il punto? Il punto vuol dire o si parla seriamente o almeno si guarda le partite. Allora, Nick, dimmi qualcosa. No, a me mi ha fatto ridere guardare.